Sandra, mi è appena arrivato questo pacco dalla Macler, dal pastificio Macler, e dove che ha accettato gentilmente di partecipare al mio progetto Foodgraphy Stories, dove faccio dei tutorial di fotografia food photography e video. Allora andiamo a vedere cosa ci ha inviato la Macwell. Andiamo insieme. Allora, ha inviato degli spaghetti, Macwell. Bene, ci sono diverse questi pacchi, in modo che possiamo fare più di un tutorial, e delle penne, anche qui ce ne sono diversi pacchi, quindi possiamo approfittare per fare diversi tutorial, sia come proprio come fotografia food, sia magari anche come impiattamento. Quindi andiamo a vedere come impiattare sia gli spaghetti che le penne in un modo così particolare. Va bene, andiamo a vedere. Salve, oggi vediamo come fare delle fotografie food con la pasta Macwell, e oggi facciamo penne al pesto. E vediamo tutti gli step, cioè dalla creazione del set fotografico all'impiattamento, facciamo la fotografia, andiamo alla post production. Siete pronti? Andiamo! Allora, adesso facciamo due foto, una solo il piatto, okay, e un'altra invece con l'ambientazione, cioè con i props, ok? Allora, vediamo un attimo questo, mettiamo qui il piatto. Dunque, se vedete volete un piatto pieno, ok, potete usare come diciamo come trucchetto un piattino, lo mettete alla base del piatto dentro, ok, e poi dopo ci mettete le penne, i maccheroni, quello che volete, così prende diciamo altezza, ok. Allora mettiamo un pochettino di formaggio parmigiano. Dunque, facciamo una foto, la facciamo zenitale. Bene.
Bene, siamo passati adesso alla post-production con Camera Raw e Photoshop. Allora, se non vi ricordate la differenza tra questi due formati, vi consiglio di leggere dal mio blog l'articolo dedicato proprio alla differenza tra il Camera Raw, cioè tra un formato RAW e il formato JPEG. Allora, dunque andiamo a vedere. Vediamo, apriamo questa foto qui. Ok, e allora andiamo su, interveniamo un pochettino sui colori, diciamo, della pasta e del basilico, cioè sul verde, sul giallo, e cercheremo di mettere anche in evidenza questa texture di questo tagliere che personalmente mi piace moltissimo. Allora, quindi il primo passo da fare è in Camera Raw. Quindi andiamo un poco su, interveniamo sulla temperatura per fare un po' più calda. L'esposizione, vedete come cambia l'istogramma. Ok. Scusate. Qua un pochettino così. Il contrasto. Vediamo. Un poco di shadow. Di ombre. E poi io andrei direttamente su Luminance. Vedete come cambia il verde del basilico. Andiamo adesso, apriamo in Photoshop. In effetti questa fotografia non credo ci siano molte cose da fare, da dove intervenire. Possiamo però aggiungere, per esempio, un po' di fare, diciamo, le penne fumanti. Ok, quindi andiamo prima di tutto. Duplichiamo il layer, ok, e poi andiamo sugli effetti sul pennello. Questi sono gli effetti fumo. Vediamo quello che ci piace. Vediamo un pochettino. Per esempio questo. Ok, allora andiamo su un layer, scriviamo fumo e vediamo un pochettino. Logicamente questo facciamo CTRL T, prima di tutto andiamo poi sulla mouse destro, clicchiamo, lo facciamo un pochettino più giocate voi, insomma, dopo cambiamo anche giochiamo pure un po' sull'opacità perché un pochettino così. Ok.
Allora, poi possiamo, se non vogliamo sul piatto, possiamo cancellare. Io darei un altro poco di opacità. Allargherei anche un pochettino. Poi vediamo un poco se c'è qualche rumore, cioè, per esempio, ecco, se non vogliamo questa macchiolina di pesto, andiamo su clone, alt e pigiamo, certo andiamo su, ecco qua. Così. Ok. Allora, dunque, io ho fatto una foto volutamente con il piatto tagliato perché volevo dire che non è detto che dobbiamo per forza avere, diciamo, fare delle foto con tutto il piatto, cioè noi potremmo, se vogliamo, potremmo anche pensare, no, a una fotografia con metà di piatto, okay? Cioè per essere un po' più anche creativa, okay? Poi dipende sempre da quello che noi vogliamo trasmettere, no? Cioè dalla storia, dalla storia che noi vogliamo creare di questo piatto. E ok, a me penso che questa fotografia vada bene così, quindi la salviamo. Penne tagliere e anche in cibetta. Ok, e adesso andiamo a vedere la foto ambientata. Apriamo, prendiamo questo qui, Camera Raw. Allora, ecco, diamo un po' di temperatura, facciamo una foto un po' più calda, esposizione. Ok, il contrasto mi piace. A me di solito mi piace abbastanza con un forte contrasto nelle fotografie. Ok. E qui mettiamo il giallo anche del formaggio. Verde del basilico e andiamo su Photoshop. Allora, dunque, la prima cosa che vedo è questo sporco qui.
Quindi andiamo a correggerlo con il... Allora, prima facciamo sempre duplicare, ok? E con il clone, Alt, clone, e andiamo a pulire. Va bene, poi ritorniamo un po' indietro e allora lo sfondo è volutamente nero. Allora, per quanto riguarda la foto ambientata, vi consiglio sempre di vedere per il nostro soggetto, quello che andiamo a fotografare, come per esempio in questa foto, appunto, sono le penne al pesto, e vedere quali sono gli ingredienti, perché è anche interessante prendere gli ingredienti così da richiamare, diciamo, nella fotografia tutto il concetto, diciamo, del nostro soggetto. Quindi le penne al pesto. Quindi c'è il pesto già pronto, quindi c'è l'aglio, il basilico, i pinoli e il formaggio. Ok? E per dare poi un senso rustico, diciamo, tutta la scena, ho messo questo tagliere con delle texture abbastanza interessanti. Quindi non è un semplice tagliere di legno, che comunque andrebbe bene, però in più c'è questa texture di lato che a me personalmente piace tantissimo. E poi ho messo una forchetta, anch'essa con una texture e con una luce che riflette su di essa. Va bene, quindi penso che come fotografia è abbastanza completa. Anche qui nel cucchiaino ho fatto in modo che la luce riflettesse sul cucchiaino. Allora, poi vi suggerisco sempre, quando usate anche delle cose di vetro, bicchieri oppure... comunque, come per esempio questa formaggera qui di vetro, cercate sempre di pulire bene tutto, ok? Che non ci siano macchie o anche segni, diciamo, delle nostre dita. Bene. Ok, penso sia completo. Se avete delle domande da fare, mi potete scrivere sia sui miei social o commentare sul mio canale YouTube. E vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube in modo da di essere informati sui miei tutorial. Grazie e alla prossima.